Ciao a tutti e benvenuti in Cucina Origami. Io sono Elena e oggi facciamo i miei ravioli preferiti. Per prima cosa facciamo la pasta. Mescoliamo 300 g di farina 00 con 150 g di acqua. Impastiamo per bene e quando avremo raggiunto una consistenza omogenea copriamo l'impasto e lo lasciamo riposare almeno mezz'ora. Tritiamo finemente 3 piccoli cipollotti, una carota e 300 g di gamberi. Mescoliamo insieme i gamberi, la carota e il cipollotto con 2 cucchiai di salsa di soia e 1 di salsa d'ostriche. Mescoliamo bene e lasciamo da parte. Quando la pasta avrà riposato mezz'ora, possiamo lavorarla. Formiamo un cilindro di pasta del diametro di circa 3 cm e tagliamo dei tocchetti. Ognuno di questi tocchetti sarà un raviolo. Prendiamo un tocchetto e appiattiamolo, assottigliando bene i bordi. Ora è il momento di fare i ravioli. Mettiamo un cucchiaino di impasto al centro della sfoglia. Uniamo i lembi in mezzo. E poi facciamo delle pieghe nella parte frontale, prima da un lato e poi dall'altro. Mettiamo i nostri ravioli su una vaporiera e lasciamoli cuocere. Lasciamo i ravioli cuocere al vapore per 8 minuti. Nel frattempo possiamo fare una salsina d'accompagnamento. Tritiamo uno spicchio d'aglio e un peperoncino e li mettiamo in una ciotola. Versiamoci sopra 2 cucchiai di olio di semi scaldato, deve essere bollente, così che il calore rilascerà gli aromi sia dell'aglio che del peperoncino. Aggiungiamo 2 cucchiai di salsa di soia, 1 di aceto di mele e giusto un pizzico di zucchero. Io lo faccio direttamente nel piatto in cui verrà servito, ma potete farlo anche in una ciotola a parte e usarlo come intingolo. Questi ravioli vengono benissimo anche cotti alla piastra e per la cottura alla piastra vi rimando al video dei ravioli di verdure. Io spero che questo video vi sia piaciuto, gli ingredienti come sempre li trovate giù nell'info box, grazie per avermi seguita e noi ci rivediamo al prossimo video di Cucina Origami. Ciao!